Benvenuti a Klaus Condicio, talk show su YouTube. Oggi abbiamo un collegamento telefonico, il segretario di Cittadella, un veneto doc, un ragazzo molto intraprendente e volitivo, il dottor Massimo Bitonci. Buongiorno, Sì, buongiorno. sindaco di Cittadella, un bellissimo comune del Veneto che invito tutti a visitare, anche per come è gestito, devo dire, in modo esemplare da Bitonci, dai cittadini anche ovviamente. E, però il sindaco ha anche un incarico di tipo istituzionale, è anche vicepresidente dell'Associazione dei Comuni, corretto? Sono vicepresidente dell'ANCI, Sì. Associazione dei Comuni Italiani, e anche sono parlamentare dal Parlamentare, 2008. insomma, parecchio attivo. Allora, c'è tanto di cui parlare e esordiamo, ovviamente parliamo di soldi, di distribuzione dei soldi. Siete parecchio colpiti, l'avete detto, lei non ha aspettato tempo, è uscito subito, ha sottolineato la situazione che è non facile per voi comuni, non da ora devo dire, no? Perché da un po' che vi tartassano. Rispetto a quanto già detto, rispetto alla manovra, avete fatto altre riflessioni anche come ANCI? So che avete detto, mi pare un paio visto sul sito di manifestazioni, cosa avete in mente? Allora, verso metà settembre, il 14, ci sarà una manifestazione a Venezia per quanto riguarda poi i comuni del nord, una manifestazione che era già stata indetta anche prima della manovra, perché parliamo comunque di una manifestazione che deve andare a toccare quello che è il punto più importante e fondamentale per gli enti locali, al di là dei tagli, è il problema del patto di stabilità agli enti locali. Sappiamo che il patto di stabilità è una misura molto repressiva per i comuni, noi da tempo diciamo che devono essere liberate maggiori risorse perché i soldi in cassa per i comuni ci sono, però purtroppo con questo calcolo, che è molto così anche difficile da capire per un semplice cittadino, però in pratica ogni volta che un comune fa un pagamento di un'opera pubblica, di un servizio, va a peggiorare quello che è il debito pubblico nazionale. E quindi l'obiettivo prefissato purtroppo crea questo problema che ci portiamo dietro Quindi diciamo sul la patto. manifestazione era stata già indetta per quello, in più c'è adesso l'aggravante, tra virgolette, della manovra. C'è la manovra, dei tagli già della manovra precedente, e i tagli che andranno a sommarsi anche con questa manovra. Io di per sé non sono al 100% in linea con quello che dice poi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, perché comunque ci sono sì comuni virtuosi che vengono colpiti, però ci sono anche molti comuni non virtuosi che questi tagli li avrebbero dovuti fare magari anche qualche anno fa. Vabbè, è chiaro. E Quindi lei, quindi il suo messaggio è difendiamo, ma difendiamo i virtuosi e obblighiamo gli altri, noi se ho capito difendiamo i bene, virtuosi, e obblighiamo gli altri ad esserlo, ho capito sì. bene? Cerchiamo di portare avanti quel ragionamento che abbiamo fatto anche con l'ultima modifica del patto di stabilità che partirà dal 2013 e spero che venga anticipato con la conversione della manovra del 2012, quello che i tagli e i criteri di virtuosità siano un indice importante per i comuni, cioè che i contributi maggiori Va vadano ai bene. comuni che sono a posto anche dal punto di vista finanziario. Senta, veniamo invece al nocciolo della questione. Se malauguratamente i comuni dovessero perdere la battaglia, rimangono i tagli. Allora, queste manovre non sono solo italiane, qui il governo, bisogna dire, hanno ragione, sia Bossi che Berlusconi, sono manovre europee, quindi il problema si è già posto, per capirci, in Germania, dove c'è stato un paese che lei ben conosce, una manovra draconiana, c'è già stato in Inghilterra, dove non ne parliamo, no? Tagli bestiali, eccetera. E allora, i suoi colleghi cosa hanno fatto? Hanno fatto per affrontare la situazione, hanno cercato di fare cassa nei modi più diversi. Disparate. Adesso le elenco alcuni esempi di città nordiche europee e vediamo se vanno bene per lei. Allora, intanto, Comune di Colonia.
Allora, siccome a me Calderoli e la Lussana avevano detto sì agli Eurocenter, tutti e due, e anche Bossi aveva detto sì agli Eurocenter, almeno nelle grandi città, nei grandi comuni, che possano finanziare la classe dei comuni, questo già in 2 o 3 anni addietro, la città di Colonia, dai suoi, Köln, in Germania, dai suoi Eurocenter incassa, le dico subito. Mi pare sul milione di euro, 2 milioni, no, cosa dico? Aspetti, ci arrivo, eh. Però siamo nell'ordine delle milioni di euro sulla tassa sugli Eurocenter dei comuni. E non è un'idea che, visto che era stata lanciata dalla Lega, che potete riprendere, magari non a livello di cittadella, parlo in generale. Ma per Eurocenter che cosa Eurocenter, cioè tassa sulla intendiamo? prostituzione. Ah, in quel caso Consideri che la diciamo che Lega aveva già l'agenda detto. della Lega è diversa da quella degli altri, questo è ormai risaputo, insomma. Noi abbiamo presentato anche una proposta di legge che abbiamo firmato Sì, tutti ma adesso la con. domanda è un'altra, Sì. Sindaco. La domanda è: visto che molti comuni nel nord Europa lo fanno, Colonia, Berlino, Monaco, eccetera, potrebbe essere, secondo lei? Secondo me potrebbe essere perché stavo dicendo prima, noi su questo tema abbiamo una linea estremamente chiara che non è come quella dei nostri colleghi del PDL. Per noi la prostituzione va regolamentata e liberalizzata e soprattutto bisogna pagare, quindi devono pagare le tasse tutti quanti e mettendo regolare fattura sarebbe un grande vantaggio anche per regolamentare un problema che è un problema grave ma ma deve essere assolutamente affrontato. Meglio ancora se porta degli introiti all'interno anche delle casse dei comuni o le casse statali, che forse, insomma, come tassazione sarebbe la cosa più logica. Esatto, senta, ovviamente questo, come nel caso di Colonia, di Dortmund, leggo qua per esempio, Dortmund ha raccolto, è un comune di 700.000 abitanti, raccoglie dalla tassa sul piacere, come la chiamano là, 1,5 milioni di euro l'anno. Non è una cifra enorme, ma insomma non è neanche nulla, può aiutare, no? Ma direi che non è una cifra enorme, ma in questo periodo di chiari di luna, soprattutto per i comuni, anche un importo di questo tipo può essere soprattutto positivo. Però io ripeto, la vedrei anche come Nazionale. regolamentazione nazionale di un problema che non vogliamo affrontare, che noi della Lega abbiamo detto bisogna affrontarlo, non si può far più finta di nulla. Ecco, quindi la legge, insomma, Senta, va l'esperimento è fatta. già sperimentato in tanti paesi del nord Europa con successo. Quindi politicamente lei diceva la può gestire lo Stato centrale, però scusi, meglio i comuni, come avviene in questi comuni che le ho citato, no? Ma certo, potrebbe essere interessante anche come introito dei comuni, visto che tante risorse, comunque tante gestioni di servizi avvengono attraverso i comuni, non vedo perché anche per una risorsa di questo tipo. Certo. Senta, altri comuni di paesi tartassati, per esempio in Germania, si sono inventati delle. Perché sa, anche all'estero ci sono state le manovre, no? Non solo in Italia, quindi i problemi di patti vari di stabilità si sono posti. Ci sono comuni che hanno tassato, per esempio, i cani, che ne so, il possesso di cani, altri che aspetti, le leggo qua. L'ingresso delle auto, che vabbè, in alcuni grandi comuni è già stato sperimentato. Cosa ne pensa? Beh, guardi, adesso non è che il sindaco deve fare colui No, vabbè, che ma stiamo tassa, suggerendo dei percorsi. sì, che tassa qualsiasi cosa e qualsiasi risorsa poi che passa attraverso i propri cittadini. Certo è che per esempio se vogliamo parlare di un'entrata che è diventata fondamentale per i comuni è sicuramente quella legata alla tassazione e agli autovelox, perché quella proprio è una vera e propria tassa, è diventata un'entrata per molti comuni, dico la verità anche per il mio, dove per fare comunque una politica di limitazione della velocità, gli introiti che derivano comunque dagli autovelox vengono utilizzati per dare servizi e garantire servizi ai cittadini. Purtroppo bisogna dire che siamo messi in Però questo quello vi era modo. stato tolta la possibilità.
Beh, ma c'è ancora la possibilità, le multe, diciamo, sono una entrata comunque importante nei vari bilanci comunali, dopo dipende dall'utilizzo. Sappiamo che l'utilizzo è vincolato, deve essere vincolato per realizzare opere sempre in campo turistico o educazione stradale, e quindi per esempio con quelle risorse io ho realizzato piste ciclabili e ho fatto tutte attività connesse comunque alla, all'attività veicolare. Veniamo agli extracomunitari, mandano moltissimi milioni di euro nei loro paesi. Non dico che in molti casi hanno già pagato le tasse, intendiamoci, eccetera, però anche lì introdurre una tassa, non sono italiani, vivono del benessere italiano, noi abbiamo fatto un sondaggio tra i vostri elettori, aveva un consenso pauroso dell'80%, non so, una tassa di soggiorno degli extracomunitari, si potrebbe inventarsi qualcosa? Ma sulla tassa di soggiorno c'è già stato un aumento della tassazione l'anno scorso con il decreto Maroni, che è stata comunque insomma applicata, però per esempio, come diceva lei, sui money transfer, trasferimenti di capitali all'estero, dove c'è diciamo anche una grossa evasione, perché non è detto che tutti questi capitali siano dei capitali controllati, molte volte vengono anche, e questo è stato dimostrato, da attività non sempre lecite, quindi una tassazione ed un controllo di questi capitali la Lega Nord l'ha già chiesto da tempo, perché noi già nelle scorse manovre e in tutte le leggi finanziarie abbiamo chiesto una tassazione dei trasferimenti e delle rimesse. Però scusi sindaco, sì, i vostri elettori dal nostro sondaggio sarebbero addirittura favorevoli a un prelievo proporzionato e regolamentato per legge ovviamente sui conti correnti direttamente, proprio per ovviare alla trasparenza, per ovviare al problema di trasparenza che denunciava lei. Non potrebbe essere quella una strada? Potrebbe anche essere questa la strada, certo che non tutti i capitali illeciti passano attraverso conti regolamentari. È vero però che per essere trasferiti all'estero si utilizzava e si utilizza ancora adesso il canale dei money transfer, che non sono tassati e purtroppo sono rimasti per troppo tempo fuori dal controllo. Il comune potrebbe chiaramente ovviamente previa una legge specifica nazionale, perché qui entriamo anche nel diritto bancario in tutte queste menate, però a quel punto munito di una legge il governo centrale ha già dato disponibilità di andare incontro affinché voi possiate ricorrere a delle forme di entrate, appunto, dopo una previa legge del governo centrale, in modo che il comune possa poi attingere da queste cose, perché alla fine vivono del benessere dell'essere in quel comune là, o sbaglio? Beh, questo sono d'accordo, cioè, purtroppo la tassazione locale deve essere sempre nel bene e nel male riferita a una legge di carattere nazionale, perciò la legge nazionale può dire quali poi sono i prelievi che può effettuare il comune. Così succede anche con il federalismo municipale, cioè col decreto legge approvato sul federalismo e fisco dei municipi, cioè la legge determina quelli che sono le tipologie di prelievo, dopodiché il comune, a seconda dei servizi che erega nel proprio territorio, tassa i propri cittadini, e questo è il vero federalismo. Io do dei servizi, come succede in tutti i sistemi federali, e tasso i cittadini per i servizi che do, e dopo i cittadini mi daranno il voto al proprio sindaco con l'elezione in base ai... Allora, in altri paesi, per esempio in Germania, il Land, la regione, ma anche il comune possono attingere dalla tassa sul casinò, che in Germania sono molto più di quelli che ci sono in Italia. Su questo che idea ha lei? Ma ci sono dei comuni che hanno la possibilità di avere il casinò, io parlo del Veneto, quindi di Venezia, ecco, ma non solo, dove hanno degli ottimi introiti dalla gestione dei casinò.
e quindi già ma lei è favorevole a un aumento sull'esempio tedesco e quindi una tassazione? Allora, io personalmente sono contrario ai giochi, okay. Nel senso che anche nel mio comune ho fatto delle regolamenti, delle ordinanze, per cui ho cercato di limitare la possibilità anche serale di tenere aperti posti dove si gioca a poker, dove, perché penso che comunque, soprattutto per i ragazzi giovani, i nostri giovani, è un tipo di gioco di divertimento che può portare a una grave dipendenza e alla rovina anche di molte famiglie. Quindi ho una mia idea. Premesso che a Cittadella non ci saranno, e premesso questo, a livello generale? A livello centrale i giochi vanno tassati e sono d'accordo che vadano tassati anche in maniera con forme di prelievo come quelle che ci sono attualmente, ma anche con nuove forme di prelievo, perché comunque è qualcosa in più, sono cose che non sono servizi essenziali. Se i comuni vogliono aprire un casinò, deve essere loro, lei non lo vuole, non lo apre, Chapeau è stato anche votato probabilmente anche per questa sua linea dai suoi elettori, ma metta che Napoli o non so se è sindaco o un altro sindaco lo voglia aprire, Renzi, facciamo un esempio stupido, lo voglia aprire a Firenze, lo deve poter aprire o no, se lui lo vuole? Beh, noi della Lega siamo per la libertà, di iniziativa. Dopo quindi mettiamola così, lei a titolo personale e di sindaco di Cittadella dice no, però a livello invece generale, come strada anche per una tassazione, consentire ai comuni di avere un casinò e quindi di tassare il gioco, si prenda le responsabilità, si assuma lui le responsabilità, però ovviamente siete per il liberalismo, e quindi invece come alcuni che tassano i cani, che sono tanti, sporcano eccetera, su questo che idea c'ha? È già praticata, no, è una cosa anche questa che si può fare, però bisogna stare attenti. Il contrario me lo deve dire, non c'è nulla di male, io le sto parlando delle idee. Mi piace la regolamentazione, cioè nel senso di come anche nel mio comune, come in altri comuni, sono state fatte delle ordinanze in cui si cerca di regolamentare questa cosa che succede in tutte le città, in cui la gente non va in giro con i sacchettini o con gli strumenti atti a raccogliere gli escrementi dei cani. Dopo la tassazione è un'altra cosa, quindi la tassazione mi piace di me, la tassazione sugli animali è una cosa che non mi piace molto, insomma, è una cosa che trovo in più questa. Sì, certo.